Settimana scorsa ho pubblicato il video che ho fatto con mio amico Davide. Anziché fare un video in cui il mio ospite mi faceva delle domande, mi ho fatto un dibattito, visto che entrambi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Allora, video che doveva essere... Che tu sei un c***o! L'ho tendente a finire più o meno così. Oh Davide, io sono d'accordo con te. Molto probabilmente il Regno Unito c'era boniti, ma non siamo qua per commentare su questo, ma perché come al solito... Quando faccio un video con il mio ospite, vi porto poi un follow up la settimana successiva con i fuori onda e i blooper. Devo essere sincero, in questo caso non ce ne sono molti, sono solamente 5. 4, diciamo, blooper e uno è semplicemente una scena tagliata, che ho deciso di tagliarla perché pensavo che non rientrasse nel binario del video, andava secondo me un po' fuori rotta e magari poteva distrarre lo spettatore, però la riporto qua. E magari voi potete decidere nei commenti se ho fatto bene o male a tagliarla. Ma prima di cominciare fatevi salutare, benvenuti e bentornati Linguini in questo nuovo video di FK Vlog. Io come al solito sono Valerio e oggi vi riporto i blooper fuori onda del video che ho fatto settimana scorsa con Davide. Ma prima di ricominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, perché solamente così voi non vi perderete in futuro nuovi video che porterò su questo canale, perché io ho dei progetti della Madonna, quindi seguitemi. E inoltre, se volete essere aggiornati su eventuale anticipazione o anche volete farvi i miei fatti della vita privata, perché no? Seguitemi su Instagram, qua troverete il mio tag e ci vediamo anche su quella piattaforma. Quindi, bando alle ciance, andiamo a vedere il primo fuori onda. In questa circostanza io do il via a Davide e lui inizia a parlare. Io sono fan di Linux e quindi mi piace in generale smanettare con programmi che sono disponibili al pubblico intero, al pubblico senza restrizioni monetarie. Per poi non so che cazzo gli sia successo, mi fa... Cancelliamo, questo lo rifacciamo. Tutto? Sì. Certo Davide, non ti preoccupare, la rifacciamo, qua non siamo mica agli occhi del cuore, a noi piace la qualità, quindi rifacciamo. Invece in quest'altro fuori onda mi sono impappinato. Andiamo a vedere. Allora, io riassumo il mio desiderio. Allora, dunque, io assumo... In quest'altro invece mi ha sembrato venuto da starnutire. Chiuso. Scusami, Covid. In quest'altro fuori onda invece sono letteralmente incapace di staccare il countdown del mio iPad, che continua semplicemente a sputare suoni e io non so come fermarlo. Ora come rispondi alla mia argomentazione? Ti stai zitto. Ecco qua andiamo alla scena tagliata in cui parlo di MS-DOS. A differenza di come faccio spesso, in cui metto la scena tagliata in bianco e nero con la scritta fuori onda che lampeggia, metterò semplicemente la scritta fuori onda che lampeggia e ve la lascio a colori, perché è un po' lunga, perché questa inizialmente non doveva essere una scena tagliata e di fatto non è né un blooper né un fuori onda, è semplicemente una cosa che in fase di montaggio ho deciso di lasciarla fuori. Ma prima di chiudere voglio dirti una cosa: tu lo sapevi che il codice del buon vecchio MS-DOS è pubblico? No. Ma non le sai ste cose? Ma io non so niente di tu male. Sai come è scritto? In Basics? No, in Assembly. Vabbè, ha senso perché è vecchio, quindi io non so poco di Microsoft. Vabbè, ma Darwin non è Microsoft, eh? Ah, sì, ma è tutto cosa... Vabbè. Comunque, benissimo Pinguini, io spero che voi vi siate divertiti con questo video. E come al solito, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e scrivetemi nei commenti se ho fatto bene a eliminare quella scena. Ma prima di lasciarci, perché andatevi a recuperare il video che ho fatto con Davide, ma anche gli altri video vlog che porto su questo canale, che sono comunque sempre contestualizzati, a meno che non sto facendo qualche test di ripresa, sempre per quello che riguarda il tema del canale, quindi informatica, tecnologia, internet e tutte queste belle cose qua. E quindi ci vediamo alla prossima, ciao!